Io credo che la parola sia fotografia che cinematografia ha due punti fondamentali. Il rapporto tra l'oscurità e la luce. Cioè la luce che rivela e l'oscurità che nasconde. La luce cosciente, il buio inconscio. A seconda della luce che noi riceviamo, col tipo di vibrazione, cambiamo la nostra emozione. In questa terra praticamente oscura, nera, di tutti quelli che sono i lapilli, le eruzioni dell'Etna che ci sono stati nei secoli, c'è un modo di poter crescere nella natura, qualsiasi elemento di una pianta, come in questo caso la vite. Il nero che cosa fa come colore? È un colore che assorbe la luce, la tira a sé. La nostra energia, il nostro soffio, si unisce alle altre energie. Se noi riceviamo queste sensazioni, riusciamo a capire meglio il senso di quella storia. Che cosa accade invece in quest'altra posizione di un vitigno che si trova in una zona in cui incredibilmente il suolo ha una materia che è completamente bianchissima, di un bianco accecante, e nel momento in cui il sole arriva su dei frutti di una pianta riceve dal riflesso del terreno una nuova luce, quindi ha una doppia luce diretta e riflesso. Guardiamo questo straordinario Tempio della Concordia, che significa armonia. Ci dà veramente un senso di vita, un certo tipo di armonia tra due elementi opposti. Tanti artisti hanno fatto questo. Guardiamo Caravaggio, che nella vocazione di San Matteo, con quel raggio che taglia completamente l'oscurità, ci dice che il senso della nostra vita è avere non soltanto l'oscurità e la luce, non soltanto il nero e il bianco, non soltanto l'umanità e la divinità, ma un rapporto tra loro due che deve unirsi e darci quello che è vero senso della nostra vita, che è l'unione degli opposti.